Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro fantastico appuntamento live del lunedì, il primo della settimana, il primo di una lunga serie, perché adesso sono tre i nostri appuntamenti live. Lo ricordo, lunedì, mercoledì e venerdì. Devo decidere una cosa, ci sto riflettendo in maniera molto molto profonda, devo dire, se questo martedì, mercoledì, farlo alle 21 o farlo alle 18, perché se non erro, anche se non sono un calciofilo, non so niente, non seguo il calcio, dovrebbe esserci la Champions League, sono abbastanza fuori dal mondo, non vi spaventate. Adesso ci penso, vediamo un po'. Comunque niente, noi nel frattempo ci troviamo qui al grido di all time high in diretta, perché la speranza è sempre quella, e quindi che dire, noi incrociamo le dita, poi lo so che non succederà mai, ma nel dubbio, se mai dovesse esserci anche una piccola possibilità di farcela, noi proviamo a metterlo lì, insomma cerchiamo di usare tutta la nostra forza della community per spingere Bitcoin, un po' come l'energia sferica di Dragon Ball. Mi raccomando, siate belli carichi, fate un sacco di domande, vi dico già una cosa, oggi ho la motivazione per cui sono in ritardo, è il fatto che ero su Discord ad aggiornare un po' la situazione shitcoin. Cosa sono le shitcoin? Le shitcoin sono i punti fedeltà, diciamo, di questo canale Twitch intendo, che si guadagnano solitamente guardando lo stream, quindi più minuti di stream guardate, più shitcoin guadagnate. Potete vedere quante ne avete cliccando il logo del mio canale che vedete sopra il video, e dovreste vedere in basso a destra un numerino che sono le shitcoin che avete. Quando si arriva a 1000 c'è il premio che dovreste poter vedere cliccando redeem shitcoin, che è 0.006 BTC. Questo è il premio per chi arriva a 1000. Tra l'altro adesso ho aggiunto nuovi modi per guadagnare shitcoin dedicati a chi è su Discord, quindi innanzitutto siate su Discord, è gratuito, è bello, è divertente, c'è un sacco di goliardia, si ride, si scherza, trovate il link qua sotto, se scorrete un po' giù lo vedete, vi faccio subito vedere come funziona, tac, vedete, questo è il nostro bellissimo Discord, amici di Discord fate un ciao in diretta che siete live anche voi. Come funziona? Funziona che ci sono tutti, è una chat room dove chiunque può scrivere e chiedere, suddivisa in canali, vedete, ogni canale, che ne so, sicurezza, trading, movimenti di prezzo, materiale didattico per condividere, un sacco di cose da studiare per tutti, si parla di exchange, ci si chiede una mano, ci si aiuta e così via. La cosa divertente è che, come ho annunciato poco fa, motivo appunto del mio ritardo, adesso ci sono i punti esperienza per chi è su Discord, quindi più partecipa a Discord e più guadagna shitcoin. Si può vedere se si scrive, ad esempio, punto esclamativo rank, adesso vedete tutti che stanno salutando, grandissimi, questo è il proprio rank e si sale di livello esattamente come se fosse un gioco, e ogni 10 livelli si guadagnano delle shitcoin, quindi spingere anche su Discord, mi raccomando, e sappiate che diventeranno sempre di più i metodi per guadagnare shitcoin. Grazie amici di Discord per aver partecipato, siete tutti fantastici. Adesso chiudo un attimo questo preambolo e comincio subito, direi, a leggere le vostre domande. Tra l'altro, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che anche chi partecipa in modo attivo alla community, quindi suggerendo video da fare, aiutando nel, non lo so, in vari modi, in qualsiasi modo, guadagna shitcoin. Insomma, queste shitcoin sono il collante che tiene insieme questa fantastica community e sono le uniche shitcoin che hanno effettivamente un valore. Arriveremo in top 10, vedrete. A sentire per credere. Allora, iniziamo subito, iniziamo con le vostre domande. Pronti? Eccoci qua, presente, grandissimi. Io ero un po' in ritardo, ma voi eravate sempre sul pezzo. Grande Luke, eccolo, buonasera, buonasera, eccolo, buonasera Luca. Cosa cazzo succede ad Ether? Eccola, questa è la domanda del giorno. E io sono stracontento di quello che succede a Ether, perché effettivamente Ether sta spingendo. Meno male, perché vi ricordate la mia posizione a rischio di stop loss? Ecco, l'unica cosa che mi ha stupito di questo movimento di Ether è che non mi ha preso lo stop loss prima di ripartire. Il mio stop loss era un po' sotto gli 0.026, me l'ha sfiorato e poi
poi pam, ha deciso di partire in quarta. Io non posso che essere contento perché avevo la mia posizione long da 1.5R aperta e adesso me la godo un po', dai, ogni tanto qualcosa di buono dopo tutti i miss su Bitcoin che ho fatto, me lo merito anche. E quindi niente, tra poco lo analizziamo ovviamente quando andiamo a vedere i grafici. Tra l'altro una novità che ho deciso di mettere in atto grazie a voi sempre è che adesso farò così: farò una decina di minuti di domande, poi faccio una mezz'oretta al centro di analisi grafica e alla fine un'altra mezz'oretta di domande e vediamo come funziona. Ditemi se vi può piacere oppure no, soprattutto appunto dedicato a chi magari lavora, esce alle 6 così ha tempo di arrivare tranquillamente a casa e poi di fare le domande. Allora continuiamo nel frattempo con le domande fino ai primi appunto 10 minuti. Ciao Luke, cosa ne pensi delle privacy coin, soprattutto Dash e Monero? Sono effettivamente non rintracciabili le transazioni? Questa tecnologia non è bucabile? Allora, per quanto riguarda le privacy coin, Monero, a quanto ne sapevo, è la più privata di fatto, però io ho letto proprio oggi che qualcuno sta lavorando o sta brevettando già addirittura una tecnologia con la quale secondo lui può bucare la privacy di Monero. Io non sono particolarmente bullish sulle privacy coin, a dire la verità, perché insomma ci sono un po' persone che ci si mettono di traverso, non sono viste molto bene e quindi dal punto di vista di investimento, ecco, non credo che le valuterei, perché in questo periodo storico credo che le privacy coin siano veramente viste male. Questa è la mia opinione, chiaramente. Ether 2.0 anche lui sta andando alla grande, perché l'ultima volta che l'avevo visto, l'avevo guardato, era più del 50%, urca, altro che più del 50%. Sta spingendo tantissimo Ethereum 2.0. 376.000 Ether su 524.000, direi che forse è questo che sta gasando così tanto Ether, sarà questa è esponenzialmente crescente la quantità di Ether bloccati, perché se vi ricordate fino a 2 settimane fa erano al 10%, neanche, adesso sono veramente andati alla grande. Di questo passo mi devo ricredere, che io avevo detto secondo me non riusciremo a partire effettivamente l'1 dicembre, ma mi sa che se continuiamo così ce la potremmo tranquillamente fare. Torniamo a noi. Eccoci qua. Ho sbagliato screen, sto impazzendo. Allora, ciao Luca, presente anche stavolta live, grandissimo, così si fa. Ciao Luca, stasera ti vogliamo gasato come Ripple. Guarda, Ripple allucinante, incredibile. Quando l'ho visto ho aperto i grafici, così ho guardato Ripple, ho detto bene, è ufficialmente aperta la shitcoin season. Vediamo un po' cosa succede. Tra poco lo andiamo ad analizzare anche lui, dai, anche Ripple addirittura. Quando ci fai una bella recensione sulla swipe card, guarda, la sto ordinando proprio in questi giorni, perché effettivamente è l'unica che mi manca. Quindi devo assolutamente recensirla. Speriamo che oggi non laghi, effettivamente lo spero anch'io, ma temo che oggi becca male perché oggi va a 1080p. Ai 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 ai. Buonasera Luca, in trasferta a Roma, ma sempre presente. Bellissima Roma, quanto tempo che non ci vado e quanto mi manca. Non vedo l'ora che si sblocchi un po' sta situazione di contenimento per poter ricominciare a girare un po'. Luca, una domandona, ti seguo da soli 2 mesi, colpa mia, ma non è mai troppo tardi. Ma da tutti i tuoi video ho capito che il prezzo di Bitcoin varia in base ai volumi di domanda e offerta, esattamente, o perlomeno è così che tu giustifichi i cambiamenti di prezzo. Esatto, la domanda è questa: è davvero tutto qui oppure ci sono altri fattori che fanno aumentare e diminuire il prezzo di Bitcoin? Grazie mille per l'attenzione. Guarda, l'argomento è estremamente complesso, però io ti dico la verità, spremendolo al minimo, cioè super riassumendo il tutto, sì, è tutta domanda e offerta. Poi la domanda ovviamente è: da dove arrivano domande e offerte? Che cos'è che influisce su domanda e offerta? Chiaramente molteplici fattori, perché ovviamente Bitcoin, se, cioè detto in parole veramente semplici, se nessuno più comprasse Bitcoin e tutti lo iniziassero a vendere, il prezzo diminuirebbe. Se al contrario tutti comprassero e nessuno vendesse, il prezzo aumenterebbe.
dovrebbe. Questo perché non c'è dietro una BCE, non c'è dietro una clearing house, un governo che lo regola, che dice no, oggi chiudiamo il trading perché non può aumentare più del 5%, oppure stop, non si può più shortare perché non si può far scendere il prezzo più del 10% in 24 ore. No, questo accade magari su alcuni asset tradizionali e quindi ovviamente è una sorta di guida per, più che per il prezzo, spesso per la volatilità, per evitare ovviamente che tutti i fondi che ci sono investiti dentro e tutti ovviamente i player che ci bazzicano tra un'operazione e l'altra rischino di affondare per delle anomalie di prezzo che su Bitcoin ancora le vediamo molto spesso. Bitcoin da quel punto di vista lì è pura price discovery, ovvero appunto domande offerta continuano a fare il loro corso finché non trovano delle situazioni di equilibrio, ed è una delle cose che mi piacciono di più di Bitcoin, questa, che è il fatto che appunto il suo valore dipende unicamente dal libero mercato. Poi sul fatto che sia manipolato, che ci sono delle balene che fanno da market maker e quindi di fatto loro hanno più potere degli altri, siamo tutti d'accordo, però appunto non c'è nessuno che impone regole sui prezzi. Quindi bisogna chiedersi, fare un altro step, ovvero chiedersi la domanda e l'offerta cosa li influenzano. Ovviamente una cosa è la scarsità, perché quanto più un bene è scarso, quanto più l'offerta diminuisce, però ovviamente senza la domanda questo non significa nulla. Quindi ci vogliono dei driver di domanda, ci vuole qualcosa che spinga le persone a voler investire in Bitcoin, a voler acquistare e possedere Bitcoin. E questo può essere o i casi d'uso, che ad ora però sinceramente a mio parere non sono così diffusi, perché non è un metodo di pagamento, non ci fai tantissime cose, ecco, da quel punto di vista lì non me ne vogliate, ma potenzialmente ha più casi d'uso Ethereum, nonostante ovviamente Ethereum sia una cosa completamente diversa, ma era giusto per parlare di casi d'uso. Un'altra cosa che invece fa da driver di domanda per la maggioranza al momento attuale di Bitcoin è il fatto che viene visto come un asset class che si include bene in un portafoglio investimenti, quindi è di fatto un investimento. Bitcoin allo stato dell'arte io lo vedo in questa maniera. Quindi ciò che crea domanda per Bitcoin è le persone, le istituzioni, i fondi, i governi, le aziende, le banche che vogliono investire in Bitcoin. Tanto più ovviamente questo interesse cresce, tanto più la domanda aumenta, perché loro vogliono possedere Bitcoin. Tra l'altro adesso c'è un altro trend in atto, che è quello di alcune istituzioni, aziende di servizi finanziari che devono acquistare Bitcoin per fornire il loro servizio. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro acquistano Bitcoin da tenere lì nel loro vault e poi emettono delle azioni, degli share di fatto sul loro fondo, creando un mercato secondario per Bitcoin. Questo tuttavia ovviamente prende, cioè crea domanda su Bitcoin o porta via offerta, perché comunque loro devono intascarsi parte dei Bitcoin al fine di permettergli di erogare il servizio. Tutte queste cose qui ovviamente creano tanta domanda e sul lungo termine vanno a creare un sostenimento del prezzo, quindi tendono a farlo crescere nel tempo. Questa è un po' la mia visione delle cose. Poi ovviamente c'è la componente speculativa ad ora estremamente predominante, che si vede bene sul breve medio termine, però ovviamente sul lungo termine vale molto di più la parte di valore, motivo per cui l'investitore dovrebbe ragionare su quello, fare il suo piano d'accumulo, non impazzire dietro le fluttuazioni e lasciare quelle ai trader, ai matti furiosi come noi, che invece ci piace molto insomma seguire la volatilità. Spero di averti risposto, una bella domanda. Buonasera a tutti, buonasera. A proposito di Ripple, ho ancora quei pochi che avevo comprato nel 2017, addirittura sul Coinbase Wallet, circa $20. È da un po' che me ne voglio liberare, ma ogni volta che provo a trasferirli su Exchange me ne dà disponibili solo la metà e il resto rimane bloccato sul wallet e non vanno in fees. C'è qualcosa che mi sfugge? Se non erro, per Ripple ci vogliono una quantità di Ripple per attivare di fatto l'address. Mi pare che funzioni così Ripple, tra le sue varie cose belle, insomma, c'è anche quella. Scusate, voglio rimettere un attimo su Bitcoin, perché Ethereum, bello, però io voglio l'all time high in diretta, quindi dobbiamo non dobbiamo perdercelo. Allora, ritorniamo di qua.
Tra 5 minuti andiamo a vedere i grafici, mi raccomando. Dunque, dove siamo? Ciao Luca, sto tritando letteralmente i tuoi video da un paio di settimane e so che in alcuni l'hai già accennato. Ti domando se riusciresti a fare un video a prova di testa dura tipo la mia sull'utilizzo di Fibonacci. Come e quando si usa l'inversione di Fibonacci, ad esempio, e i vari valori di riferimento. Guarda, l'avevo fatto, però effettivamente un po' vecchiotto e un po' incompleto. Poi ho abbandonato un po' Fibonacci come strumento, quindi non ci ho più riflettuto sull'aggiornarli, però potrebbe essere sicuramente un'ottima idea. Potrei fare un sondaggio su Telegram, adesso ultimamente mi piacciono molto i sondaggi su Telegram, per vedere se può essere di vostro interesse oppure no. Grazie per il suggerimento. Ciao Luca, della tua quota speculativa cripto destinata al trading, in quale percentuale la detieni su exchange o su wallet? Dipende in realtà, perché tendo a metterla su exchange soltanto quando di fatto vado ad aprire posizioni. E ti dico la verità, io ho il vizio, l'abitudine, di utilizzare un po' di leva proprio per tenere meno coin su exchange. Ti faccio un esempio, se vado a aprire posizioni sui perpetual, sui future, su Binance Futures ad esempio, magari utilizzo una leva per 3, per 4, per tenere un quarto delle mie coin rispetto a quelle che dovrei tenere se aprissi una posizione completa sull'exchange. Quindi io magari spendo anche qualcosina di più in fees, però preferisco avere sull'exchange il meno possibile. Quindi ti dico la verità, davvero lo stretto indispensabile ad aprire quella posizione lì. Poi io non sono uno che apre posizioni in continuazione, come vedete io adesso ho la posizione su Ethereum e da quella l'ultima che avevo risale a tipo 15 giorni fa, quindi non è che è un continuo movimentare. Chiaramente se aprissi posizioni ogni giorno dovrei per forza di cose lasciare su exchange le mie coin, però ecco, potendo evitare di farlo io preferisco assolutamente evitarlo. Ciao Luca, hai visto che Nexo lancia il suo exchange? Io ho visto il programma di buyback, ma caspita, Nexo sta facendo una in continuazione cose, mamma mia, davvero, l'exchange addirittura. Che cosa? Cioè questa me l'ero veramente persa, ma mi sa che devo aggiornarmi un po'. Ma exchange, cioè davvero, che nel senso che tu scambi coin, qual è l'incentivo ad utilizzarlo? Ma ti fa credito? Non lo so, devo informarmi un po'. Però Nexo sta veramente diventando un bel progetto, un progetto molto interessante. L'ho sempre sostenuto, io l'ho sempre utilizzato, mi è sempre piaciuto e tutto quanto, però ultimamente sta veramente facendo grandi grandi cose. Finalmente è iniziato l'Angelus. Grande Gabri, che mi ha ricordato lui che era ora del live. Io ero lì a smanettare su Discord con sta novità lì dei punti, stavo guardando un po' quanti ne avevo, le classifiche, così mi fa: oh, ma guarda che c'è il live, meno male che me l'hai ricordato. Scherzo, me lo ricordavo anch'io. Oggi la chat va abbastanza veloce che non dà tempo di leggere tutto. Tutti a farmare shitcoin. Sono più carico di un holder di Ripple, esatto. Vediamo se è la volta buona che mi libero dei Ripple. Potrebbe essere l'ora giusta. Ma questa shitcoin di Ripple che fa quasi un double in una settimana, come si spiega? Bella domanda. Ciao Luca, cosa ne pensi del caro e vecchio Stellar? Ho visto che anche lui si è svegliato dal sonno eterno adesso. Ti dico, non ci ho più visto, non l'ho più seguito, è ipercorrelato con Ripple. C'è da dire che la cosa bella è che anche facendo un pump del quasi 100%, quant'è che è questo? No, beh, non è vero, dai, 35%, non è come Ripple, non ha comunque fatto un higher high, quindi siamo veramente lontani dalla possibile inversione del trend. Comunque è ufficialmente la shitcoin season, cioè guardate che roba. Questo è Ripple, poi c'è Tezos che è partito anche lui nonostante comunque sia ben lontano da qualsiasi cosa, ma Nano, ecco l'altra, figurati se si parla di shitcoin, Nano non può evitare di uscire. E su CoinMarketCap è divertente metterle in ordine proprio per dov'è? Per incremento, che c'è, cioè, vedete delle BAT ha pompato, VeChain, IOTA,
Bitcoin Cash, Cardano, via, incredibile, è la fiera delle shitcoin, ma non le mie, quelle veramente shit. Comunque, torniamo a noi. Allora, mi faresti vedere in live una transazione con stop e take profit normale e margin per 3? Mamma mia, cioè mi devo loggare, devo fare così questa operazione in diretta. Vediamo, magari ne parleremo in futuro. Quando fai il mea culpa mettendo in ginocchio in diretta per aver disprezzato Ripple, chiedo ufficialmente scusa a tutti gli holder di Ripple per aver disprezzato anche solo per un minuto questa fantastica coin. Adesso per punizione faccio un DCA, un piano d'accumulo di durata 20 anni su Ripple, promesso. Sto scherzando, è che se mai qualcuno mi prendesse sul serio. Buonasera, mi diresti qualcosa di Celsius? Sale sempre? Effettivamente sta spingendo abbastanza Celsius, però io non lo holdo, purtroppo io rimango a guardarlo. Nonostante effettivamente ha rotto un bel triangolo rialzista in questa maniera, non è affatto male. Tac, così. E vediamo, effettivamente qua adesso c'è un bel pool di domanda anche sul quale si potrebbe azzardare un long dopo un breakout del genere, però mamma mia quanto è esteso, più che altro sì, ha fatto questo consolidamento che almeno un attimo di pausa l'ha data, c'è da dire, che almeno gli dà un tono di organicità, però caspita che spinta, bella spinta che ha fatto, non lo so, non so il motivo effettivo dietro a questa crescita, cioè sì, Celsius ottima, la uso sempre, ma cioè rispetto ad esempio a Nexo ha introdotto un sacco di novità, Celsius ultimamente, che io sappia almeno, non è che abbia fatto cose particolarmente degne di nota. Allora io adesso volevo appunto sperimentare il fatto di guardare i grafici ora per magari una ventina di minuti e poi andare a vedere di nuovo le vostre domande, quindi tenetevi lì, mi raccomando, fate i bravi e non scappate, guai a chi scappa. Prima di iniziare vi scillo questa cosa che però è veramente interessante, che c'è la settimana del Black Friday stavo per dire, e dal 23 novembre al 30 di novembre, quindi avete appunto tutta quanta la settimana per acquistare tutti i Ledger, quindi se non avete ancora un Ledger e vi interessa, a parte se volete andare a vedere il mio video, è sempre lì, l'avevo recensito al tempo, e se utilizzate il link che ogni tanto vi trovate spammato nella chat, quindi magari cercatelo, e per chi ci segue su YouTube sganciate un like che mi gasate i massimi e ve lo lascio in descrizione, con quel link lì e inserendo al checkout il codice Black Friday 20, dove 20 sta per 2020, è l'anno, non è che in realtà lo sconto è del 20% e cose così, è un po' tricky questa cosa, però è così, e avete appunto il 40% di sconto sia sul Ledger X, sul Nano X che sul Nano S, quindi ottima cosa per chi lo vuole acquistare. Bene, basta, giriamo pagina, andiamo a vedere un po' di grafici. Allora, volevo vedere innanzitutto Bitcoin, mentre aspettiamo che ci faccia l'all time high in diretta. Qua in sostanza vediamo della gran domanda. Cos'è che ce lo fa capire? Ce lo fa capire che la solita filastrocca è sempre valida, ovvero siamo in FOMO fin tanto che ogni dip viene acquistata. Ed effettivamente adesso è così. Perché abbiamo, guardate, gli ultimi supporti, tra l'altro gli ultimi sono addirittura nell'intraday, perché ha iniziato a galoppare così velocemente che sul time frame giornaliero non c'è più spazio per candele rosse, non c'è più spazio per ritracciamenti, si sono creati sì dei pool di liquidità intermedi, ma sono visibili meglio sull'intraday. Sul daily noi siamo rimasti in sostanza a questi supporti qua. Allora, facciamo un attimo di recap, avevamo questo che ormai è storia, parliamo dei 14.000, che era mi pare il vecchio top, giusto? Vediamo, esatto, il vecchio top storico, è stato brutalmente bucato. Poi non è mai stato retestato e si è creato questo piccolo range che anche lui forma in sostanza due pool, uno che è quello dei 14.800 ai 14.400, quindi a scendere, e poi quello sopra 15.600 fino
a 16.000. L'abbiamo rotto con domanda, l'abbiamo ritestato questa volta formando un pullettino qui di offerta domanda, adesso domanda 16.500, poi altro breakout e da qui buonanotte, non si è più visto niente. Quindi l'ultima zona visibile su time frame giornaliero, quindi sarebbe anche un primo papabile target in caso di ritracciamento un pelo più marcato di questi cosi qui, che in realtà sono dei semplici sell-off localizzati, è proprio l'area 15.600 fino a 16.500. E voi dite, si falla un po' più grande l'area, già che ci sei, così ci becchi di sicuro. No, in realtà il motivo è semplice, cioè la prima in alto è proprio 16.400 dintorni, che è questo pool di liquidità in domanda che nasce da questo swing, tac, tac, bucato, e la testata che abbiamo dato all'inizio, questo movimento qua, crea appunto il pool di liquidità che ha per un attimo ostacolato la cavalcata. In un uptrend del genere, quindi dove la domanda è impertinente, proprio veramente di un'arroganza incredibile, la domanda non lascia spazio a osservazioni, il fatto che ci sia anche una minima flessione significa che l'offerta si è fatta sentire, quindi è molto più significativo che in una situazione dove magari non ci sono tanti volumi in gioco. Dopo subito è stata rotta questo pool di offerta qua, è diventato quindi di domanda, anche se non è ancora stato ritestato dall'alto, e in ogni caso poi basta, c'è stato il lift off, è partito il razzo e il resto si può vedere sull'intraday. Questo pool qua in realtà è visibile anche sul daily, 17.200 fino a 17.670, si è formato, vedete qua sotto, dalle due shadows, però non abbiamo, cioè, sono due candele che sono a dire direzionali, possiamo dire, non sono di storno, perché poi se vedete il follow up successivo è stato un altro higher high, quindi non si può parlare neanche di swing sul time frame giornaliero. Sull'intraday al contrario, se andiamo a vedere questo pool e anche questo qua sopra, che sono i due livelli che abbiamo marcato in più, possiamo andare ad apprezzare come 17.400 e dintorni, quindi questo qua sotto in sostanza, sia un giga pool di domanda, guardate quanta. Qui in sostanza ogni candela, davvero, tranne questa, che è stata l'unica che è rimasta lassù, ogni singola candela è andata a pescare liquidità da lì. C'è stato un tentativo di svendita, assorbito, follow up e via. Poi altra svendita che ha originato da qua, papapapam, volumi molto alti tra l'altro, attenzione perché ci sono i primi segni di svendita, non è più tutto un crescere e basta, ci sono anche dei segni di svendita. Per ora, ve l'ho detto, la domanda è clamorosamente superiore perché assorbe ognuno di questi tentativi, però i tentativi ci sono, quindi attenzione, primo segno di qualcuno che sta iniziando a dare giù delle valangate in vendita. Comunque torniamo indietro e andiamo a vedere. Allora, abbiamo detto secondo sell off immediatamente assorbito, babam, poi terzo sell off di nuovo immediatamente assorbito, anche questo con volumi alti decrescenti rispetto a questi, però è un'altra improntona, insomma, di un elefante, un pachiderma, qualcuno che ha venduto abbastanza. Poi ovviamente in queste situazioni di iperestensione una vendita magari anche più localizzata, più ridotta in dimensioni, si porta dietro tutti gli stop, tutte le liquidazioni di chi va ad aprire dei long fuori misura in leve spropositatamente alte, quindi va a creare del potenziale in svendita anche lui. Andiamo avanti. Allora, poi dopo questo sell off c'è stato un attimino di respiro, vedete un range senza infamia né lode, senza alcun significato. Quest'ultima candela ha avuto un tentativo anche lei di sell off, guardate, e un po' di un colpo di volumi, insomma, ed è ovviamente stato assorbito. Quindi qua abbiamo tre candele che hanno pescato all'interno del pool, tutte con volumi veramente significativi, e questo ovviamente va a generare domanda, perché poi si presume ci sia interesse per tutti coloro che hanno fillato long in questa zona assorbendo tutta quell'offerta di difendere la loro posizione, e questo solitamente appunto si definisce poi pool di domanda. Torniamo a noi. Allora, poi la dinamica com'è stata in seguito? È stata in questo modo, che abbiamo rotto a rialzo quest'altro
pool che si era formato in realtà con questa prima candela, quella con i volumi top, perché era andata, vedete, a spingere di nuovo per fare un follow up rialzista, però l'offerta gliel'ha impedito e quindi qua si è creato un tetto locale che è stato un piccolo primo pool di offerta. Poi vedete che qua ci hanno riprovato e l'offerta di nuovo ha spinto, fa vedere che inizia a farsi vedere anche lei, e poi però ahimè ha ceduto perché la domanda era talmente forte che ha detto vabbè, lasciamo stare, via. Quindi squizzati tutti gli short e breakout confermato, per poco però, perché guardate tra l'altro questa conformazione com'è. È una conformazione molto alla Bart, lasciatemi dire questo. Perché? Perché innanzitutto queste prime 1, 2, 3, 4 candele, queste 4, sono candele totalmente insulse, cioè guardate che cosa sono. Sono dei body grossi così, microscopici, con delle shadow spropositatamente lunghe. E quindi fondamentalmente non dimostrano che non c'è particolare partecipazione, guardate infatti anche i volumi annessi come sono sottotono, e dimostrano che in sostanza qua si muovevano solo i trader intraday che andavano a giochicchiare tra il range high e il range low facendo saltare dei gran stop loss, ed è il motivo questo per cui si vedono queste shadows. Poi c'è stato un attimo di slancio da parte dell'offerta che ha tentato di dampare, vedete la shadow assorbita, e qua appunto ritorna in vigore il pool di domanda, assorbita e riportata a rialzo, tuttavia l'offerta si è di nuovo fatta sentire e stavolta ha vinto il primo round, cioè in realtà parziale, perché adesso il round deve ancora essere deciso qui, però ha provato di nuovo a inabissare il prezzo sotto a questo pool, a farlo perdere, e quindi ha dampato facendo scattare posizioni in leva alta sicuramente, perché guardate il picco di volumi, è il classico profilo di volumi a dito medio, io lo chiamo questo, guardate, abbiamo la mano, il dito medio e poi così, è il profilo di volumi a dito medio, termine tecnico, è sui libri di testo, si trova, e fondamentalmente dice che è un mercato discretamente saturo, dove all'improvviso, è stabile solitamente, dove all'improvviso arriva un movimento repentino, un sell off in questo caso, e fa saltare un po' di stop loss a catena. Questo è il dito medio. Poi c'è stata reazione da parte della domanda, ma reazione in realtà neanche troppo arrogante, perché guardate i volumi, sono abbastanza bassi, nonostante le candele abbiano fatto un reclaim del livello stesso, di questo livello. Cosa dice il fatto che i volumi sono bassi? Dice che probabilmente è il fatto che ci sia stato un reclaim, significa che l'order book era discretamente vuoto, quindi c'era poca offerta, poca liquidità sul sell side dell'order book, e quindi siamo ritornati a questo benedetto livello. Poi c'è stato un nuovo tentativo di dump assorbito ancora, poi un'altra candela rossa, guardate altri volumi discretamente alti per una candela così sottile, e confrontateli ad esempio con questa, guardate sono praticamente il doppio i volumi. E quindi cosa deduciamo? Deduciamo che c'è un po' di indecisione al momento, c'è da vedere quale sarà la reazione del prezzo con questo livello che abbiamo capito è il livello chiave, 18.400 fino a 18.250 è il supporto chiave sul quale ci stiamo adagiando adesso, che tecnicamente su time frame giornaliero è ancora nostro, ancora preso, però come avete visto sull'intraday c'è l'offerta che lo sta assediando, lo sta martellando, e quindi insomma credo che se non si darà tregua, quindi se continuerà questo assedio, questo bombardamento, non ci metteremo molto a perderlo, perché la domanda è un po' stufa, un po' stanca, insomma sul buy side, sul lato domanda, acquistare a un prezzo così alto, appena sotto tra l'altro all'all time high, che ha una resistenza ciclopica gargantuesca, oggi mi piacciono sti termini molto aulici per sentirmi colto, e no, scherzi a parte, sotto una resistenza del genere fare aprire delle posizioni in acquisto
Insomma, non lo so, non sembra che non ci sia molta voglia di farlo. E questo ce lo dimostra il fatto che il mercato si è messo in pausa qui dopo il reclaim di quest'ultimo livello. Ce lo dimostra il fatto che comunque non c'è quel trampolino di lancio, quella botta di volume in acquisto sopra al livello stesso, cioè su questo pool, che solitamente, come vedete, gli approcci sono stati retest, trampolino, retest, trampolino, e qua invece non abbiamo l'effetto trampolino ma abbiamo un attimo di tregua. Insomma, interessante il fatto che comunque tutti i dip sono stati riacquistati e riassorbiti, però bisogna sempre stare attenti perché ovviamente se la domanda poi non cavalca l'onda, quindi sì, assorbi dip, assorbi oggi, assorbi domani, assorbi dopodomani, se poi l'offerta continua a legnare prima o poi non assorbi più. Se tu assorbi, assorbi, assorbi e poi bastoni, attacchi, quindi vai di market buy e sfondi i muri di offerta, allora sì che si continua l'uptrend. Però considerando l'estensione, che è veramente importante, e considerando che ci sono i primi segni di cedimento, io non mi sentirei più tanto tranquillo ad aprire posizioni long su questo pool di liquidità in domanda, nonostante la legge della FOMO dica sempre che ogni supporto va comprato fin tanto che si verifica la condizione di FOMO, ovvero che il supporto non viene perso. Quindi il primo segno sarebbe la perdita di fatto di questo supporto, ovvero una chiusura almeno giornaliera qua sotto, ancora più forte se la chiusura è qua sotto, quindi 18275 è il primo supporto, 17933 è il secondo supporto e dintorni. Poi abbiamo questo pool, il famoso mega pool di domanda, ricordate? 17.400, supporto numero 3, e più supporti vengono persi e più ovviamente c'è possibilità di andare a invertire la rotta, perché se poi andiamo a chiudere da queste parti, capite bene che, ok, lì la domanda dà il suo ultimo test, se il test lo passa, ovvero riconquista tutto, allora va benissimo e abbiamo una situazione di nuovo estremamente bullish su tutti i time frame. Se però la domanda poi non è così viva come era prima e va a fare un lower high, allora iniziamo un po' ad aprire le porte a un potenziale setup di ritracciamento di questo tipo. Insomma, è una situazione un po' difficile sulla quale il long alla cieca potrebbe iniziare a non pagare più, quindi bisogna fare un po' di attenzione perché prima o poi si arriverà a quel muro di offerta sul quale tutti sono già long, tutti hanno già comprato, non c'è più volume in acquisto di market buy e quindi che dire, non resta che stornare un po' e lasciar sfogare l'offerta. Questa è un po' la visione. Su un time frame di questo tipo, un target interessante per un eventuale storno marcato, quindi non parlo di una cosa di questo tipo e non parlo di questo che, ripeto, non è uno storno. Qualcuno leggevo che scriveva in giro nelle varie community su Telegram e così via che oggi quello di oggi e di ieri è uno storno. Non è uno storno, ma che storno è? Del 2%, del 3%? Uno storno è un meno 15%, cioè questo è un dip da acquistare, non è uno storno. Quindi lo storno non si è ancora visto, non diciamo bene abbiamo stornato, adesso possiamo continuare verso i $100,000, no, magari fosse così, tutti long alla cieca, tutti ricchi, bello, vissero tutti felici e contenti, invece non è esattamente così. Questo è Bitcoin in verità. Qualcuno mi chiedeva mi avevate scritto qualche messaggio, ma shortare Bitcoin secondo te? Ecco, secondo me c'è una sola cosa che è più folle di aprire dei long in una situazione iperestesa alla cieca, ovvero aprire degli short. Per quale motivo? Perché comunque ci sono le resistenze sopra la testa, sono talmente evidenti che chiunque vuole andare a pescare della liquidità sa che deve andare a sfondare quei prezzi lì. C'è volatilità, ci sono dei volumi enormi e quindi io credo che andare a shortare significhi in sostanza regalare stop loss al mercato. Basta. Chi è che mi sta taggando su Discord? Dai, no, non disturbatemi, lagga, non so più come chiedere. Mi dispiace ragazzi che laghi, perché purtroppo oggi è satura la banda di Twitch, mi sa. Tra l'altro ho visto per diventare partner
che sarebbe lo step successivo di affiliato, che lo sono affiliato, devi streamare qualcosa come tipo 30 ore al mese, cioè praticamente dovrei streamare ogni giorno un'ora al giorno. Non credo di farcela, ve lo anticipo già. In ogni caso, dai, c'è la differita sul tubo. Andiamo avanti e andiamo a vedere Ethereum, che invece sta veramente andando alla grande. Allora, Ethereum, come dicevamo tempo addietro, quando seguivamo sostanzialmente la posizione che poi io sono andato ad aprire, avevamo visto che c'era quest'area che va da 0,0276 a 285, e corrispondente al pool di domanda dello storico, del top storico qua sopra, che era il mio entry. In particolare mi era piaciuto questo costrutto qua di tentato breakdown con subito un engulfing bullish di reclaim, e alla fine ho deciso di entrare. Facciamo un po' di leggenda: engulfing bullish è quando si ha una candela verde che mangia la candela rossa precedente, ed è un pattern discretamente rialzista, bullish appunto, spesso è un bottom. Poi il pool di liquidità in domanda, l'abbiamo spiegato prima, si origina qua dove c'è stato un tentativo di swing, cioè c'è stato uno swing, quindi un'inversione di trend locale con una shadow, quindi un tentativo di andare oltre, soppresso, e poi ha creato uno swing, quindi un blocco molto forte di offerta che poi, una volta che viene assorbito, si trasforma in domanda. Quello è il pool. E poi che altro avevo detto? Niente, perché in sostanza il reclaim è il recupero in inglese del livello stesso. Più cose di questo tipo si vanno a mettere insieme, più diventa significativo un setup, che è, diciamo, un pattern, una fotografia di una situazione sulla quale un trade si pone bene, in questo caso un trade long con entry che era proprio questa zona qua. Lo stop loss lo avevo messo qui sotto, ma con respiro. Se vi ricordate, avevamo anche utilizzato questo scorso livello qui, che è un livello chiave su time frame settimanale, guardare per credere, tac, nonché clusterino qua sopra. E quindi avevamo scelto di usare questo con respiro di nuovo, quindi già sarebbe stato sufficiente, ma meglio ancora con respiro sotto lo 0.026, giusto per anche andare sotto la cifra tonda. Poi nel frattempo si era andato a formare questo range interno, possiamo chiamarlo, perché di fatto si è formata una resistenza nel momento in cui, vedete, tac tac, abbiamo creato un pool di offerta qua su. Un pool di offerta perché c'è stato lo swing di nuovo, vedete, tentativo di andare oltre, altro tentativo, fallito, swing, così via. E quindi si è formato il pool che fa da resistenza, in sostanza. Poi qua sotto abbiamo fatto anche un falso breakdown, pensate che infamata che ha fatto, perché ha anche chiuso una candela giornaliera sotto facendo un lower low, però subito dopo cosa abbiamo? Engulfing bullish e poi un papam, una bastonata attraverso tutto questo cluster qua, che l'ha recuperato, è andato a zuccare contro la resistenza, poi ha superato anche quella, è andato oltre e via. Quindi questo è un altro costrutto di bottom che, volendo, può essere utilizzato per un altro setup long, anche se adesso sta salendo talmente tanto che c'è da vedere dove si ferma. Sembra veramente più carico che mai. Tra l'altro io ho già fatto un take profit parziale da queste parti, perché il mio setup in sostanza prevedeva innanzitutto un'esposizione un po' più ampia del solito, un 1,5R anziché R, prezzo medio a metà, perché era un terzo, un terzo, un terzo, quindi l'esposizione media era a metà, lo stop loss era 0.02596, una roba del genere, ora ve lo posso anche dire. E quindi fondamentalmente, dove sei qua, io ho fatto take profit un po' sotto qui, non ricordo esattamente dove, ma ero un po' sotto, oggi l'avevo detto su Telegram tra l'altro, quindi 1.6 di rischio rendimento. Ho chiuso una parte di posizione che è 0. Non ricordo quanto R rispetto al totale, insomma facciamo circa un terzo della posizione. E quindi in sostanza adesso, se mi dovesse andare in stop loss, uscirei in break even, mi auguro che non accada perché sarebbe la cosa più anomala del mondo, e il resto rimane aperto, all'incirca aperto ancora una posizione con size R, ok? Questo mi piace molto, perché vi ricordo che un R per me è il 2% del mio portafoglio trading, che a sua volta è il 10% del mio holding Bitcoin.
time, quindi vi ricordate la torta con le sue fettine, e quindi fare più R significa fare un più 2% su quel portafoglio lì. Adesso va avanti, se riesco a fare un 2, un 3, un 4 R, sì, ho missato Bitcoin, però ho fatto un bel numero su, comunque, sul trade su Ethereum, quindi dai, un premio di consolazione c'è. Comunque stiamo a vedere, perché è una situazione molto interessante. Ripeto, per chi segue i setup long, volendo, qui si è aperta una zona di long papabile, dove si potrebbe entrare al retest, se mai ci sarà, e mettere stop loss nel caso in cui poi si dovesse andare a chiudere qui sotto, che abbiamo perso il breakout, falso breakout, ok? Questo è un possibile setup. C'è anche il setup ovviamente di retest e stop loss di nuovo sotto i minimi, per chi non gliene frega niente del rischio rendimento. Altrimenti a 0.0318 di fatto c'è un livello interessante, che non ricordo se è storico oppure no, vediamo il settimanale, ma sì, qua, nasce qua. È un livello interessante, però teoricamente dovrebbe chiuderci il settimanale sopra per renderlo veritiero, altrimenti c'è l'ultimate bullish setup, che è il reclaim, il recupero di questo livello, che è 0.0335. Questo clusterino qua, vi ricordate che io avevo aperta tempo addietro la posizione long su Ethereum, che l'ho galoppata tutta fin qua su e poi l'ho chiusa alla perdita proprio di questo livello qua? Eccoci, siamo arrivati, e tra l'altro è stato incredibile come è andato tutto quasi troppo bene per essere vero, perché avevamo detto, vi ricordate, se scende qua sotto chiudiamo la posizione su Ethereum e andiamo a riosservarlo su questo livello qui. È incredibile, quasi da sfera di cristallo, ma se andate a scorrere i vecchi video trovate queste mie dichiarazioni. E comunque tutto questo per dire, tornando seri, che l'ultimate bullish setup sarebbe il recupero di questo livello, e quindi su retest poi si può eventualmente ripartire e impostare un setup long da queste parti. Molto interessante. Poi, a grande richiesta, andiamo a vedere Ripple, oserei dire, che ci sta facendo, cioè ci, a me no, però sta facendo sognare. Chi ce l'ha? E allora, tra l'altro c'era sta, cosa c'è, l'airdrop, c'erano tutte delle robe strane su Ripple. Allora, no, interessante il fatto che c'è stato il reclaim di questo livello qui, che è 2518, guardate, time frame settimanale, questo livello, nonché questo, nonché questo, nonché questo, un livello decisamente importante a time frame settimanale qua, è stato recuperato. Poi il prossimo livello è 3000 sat, che l'abbiamo zuccato e vediamo. Poi abbiamo 3277 e 3583 sat. Una volta rotti tutti questi livelli, abbiamo di fatto riconquistato, creato un potenziale costruttone di bottom che include tutto questo mega range da giugno 2019 ad oggi. E non so cosa dire, perché io personalmente non credo che entrerei comunque, perché stiamo parlando di Ripple, però mai dire mai, che dire, uno alla fine vuole speculare, vuole guadagnare, quindi dove c'è un setup interessante perché non considerarlo? Quindi ad ora, allo stato attuale, se non continua a pompare ancora a 90, abbiamo un possibile entry sull'area 2518 e dintorni, espandibile volendo fino a 2600, perché quest'area qua è tutto un potenziale blocchetto di domanda. Immagino che con il pump che ci si sta creando dietro ci sia anche un po' di FOMO, quindi mi aspetto che la prima dip verrà ricomprata. Andiamo a vedere sul giornaliero. Sul giornaliero, ecco, abbiamo anche un clusterino qui che potrebbe essere interessante, che va a confermare alla fine la teoria. 2005 fino a 2600 qualcosina, quindi è un livello da tenere d'occhio potenzialmente, perché appunto, ripeto, mi aspetto che se andiamo a dippare, andiamo a flettere un po' lì, ci sarà della gran FOMO, e quindi insomma vediamo che succederà. Amici, io torno da voi perché voglio rispondere a qualche altra domanda. Vediamo un po' se ci siete ancora, cosa avete da dire. Abbiamo ancora un bel quarto d'ora. Allora, su Binance Futures è possibile mettere il trailing stop loss? Sì, mentre su Binance Spot no. Tenendo conto che le fee sono circa 2,5 per maggiori sui futures. No, non è mica vero, sono più basse che lo spot. Perché maggiori sui futures?
cioè sullo spot è 0.075 se non erro la fee, mentre sui futures 0.04. E tra l'altro la puoi scontare con BNB del 10% e col mio referral link di un altro 10%. Quindi assolutamente più bassa sui futures che sullo spot. Ciao Luca, qualche altra offertona su Tresor o su SafePol? Ledger già lo uso. Ci sono anche quelle. Guarda, vi dico una cosa. Per seguire tutte le offerte del Black Friday, iscrivetevi al mio canale Telegram. Le pubblico tutte. Domani mattina faccio un bel post dove le pinno in alto e vi pinno tutte le offerte del Black Friday. La tengo lì per tutta la settimana e lo aggiorno di volta in volta con le migliori e le più interessanti. Quindi mi raccomando, siateci e seguite il post pinnato che pinnerò domani. Ciao, su che exchange posso inviare Bitcoin da Binance tramite BIP2 per evitare le fee elevate? Ecco, ritorniamo su questa cosa. Attenzione al prelievo da Binance, perché prelevando da Binance si può scegliere quale blockchain utilizzare e di conseguenza si può andare a scegliere non solo la blockchain Bitcoin ma anche la BIP2 o la BSC, la Binance Smart Chain. Il problema è che se voi prelevate sul Ledger e scegliete la Binance Smart Chain non vi arriva nulla, attenzione, rischiate grosso, perché sul Ledger state mandando alla blockchain Bitcoin e non alla Binance Smart Chain, quindi state molto attenti. C'è un trucco e ve lo mostro subito, ovvero aspettate, dov'è? FTX, tac. Su FTX voi potete andare a depositare, guardate anche, ve lo mostro pure, potete andare a depositare Bitcoin, volendo potete fare deposit e andarlo a depositare anche su altre blockchain, e mi pare, no, mi sono sbagliato, ero convinto che si potesse depositarlo anche sulla Binance Smart Chain, però forse mi sbaglio, solo Solana, no, niente, mi spiace perché ero convinto di sì. BTC, no, c'è il WBTC che è ERC20, BNB l'accettava la Binance Smart Chain, però no, niente ragazzi, scherzavo, vi stavo per dire di provare a depositare su FTX Bitcoin e potevate farlo sulla Binance Smart Chain, ma in realtà non è assolutamente così, mi dispiace molto, niente, quindi non si può. In sostanza, se vuoi prelevare Bitcoin da Binance devi prelevarlo sulla blockchain BTC. Se qualcuno ha informazioni differenti, per piacere me lo dica, mi corregga, che così se troviamo un modo più comodo per risparmiare le fee di prelievo, magari piace a tutti. Allora, peccato, dove siamo? Che dici di fare un video per investitori? Come sfruttare pump and dump senza holdare sempre e comunque? E dunque, per investitori, sfruttare pump and dump sono due cose. Però no, in effetti no, guarda, io ho in programma un video approfondito sul ribilanciamento del portafoglio che è dedicato proprio agli investitori, quindi no trading e no holding cieco del tipo compro, holdo e basta, fine. Il ribilanciamento è un'operazione importantissima, quindi l'approfondiremo, vi darò l'Excel che state aspettando tutti sui calcoli da fare, ce l'ho quasi pronto, e parleremo appunto di come ribilanciare il portafoglio, quindi per investire in maniera equilibrata nel tempo. Tra l'altro per investitori anche magari vi può interessare, adesso ho finito praticamente, stavo approfondendo un exchange che si chiama Bitpanda, ve lo mostro anche in breve, che tra l'altro mi avete insultato quando vi ho detto che non lo conoscevo, perché in sostanza mi avete detto è il Coinbase europeo, addirittura è sostanzialmente un exchange istituzionale, e di fatto se voi lo andate a vedere vedete che ha tutte le licenze finanziarie, ha sedi in Austria, tutti un sacco di servizi, tra i quali la cosa che mi piaceva era questo Bitpanda Crypto Index, che è fondamentalmente un ETF, di fatto ce ne sono di tre tipi, 5
10 e 25 che contengono un po' di coin e vengono ribilanciate mensilmente dal gestore dell'ETF, che è un'azienda tra l'altro spin-off della VanEck, che è una delle maggiori dei maggiori erogatori di questi servizi di ETF anche sui mercati tradizionali. Quindi stiamo parlando di nomi veramente importanti con un po' di fee, di una management fee c'è, però adesso ve lo approfondirò meglio nei prossimi giorni, che è veramente interessante questo prodotto. Poi vabbè, qui si può acquistare anche i metalli, si può fare il piano di accumulo, si può fare un sacco di cose. Parleremo di Bitpanda, avete la mia parola, e mi spiace di non averlo conosciuto prima, altrimenti ve l'avrei già shillato di sicuro, ma inizierò a shillarvelo dei prossimi giorni, mi rifarò del tempo perso. Dove siamo finiti? Oddio, mi salta sempre la chat. Ciao, posso chiederti se e quali bot di autotrade usi? Perché essendo 10 ore al lavoro faccio fatica a seguire come vorrei i trade. Guarda, ci sono tanti bot interessanti, c'è ad esempio come si chiama il mamma mia mi sfugge Threecommas, che è quello più famoso però un po' costoso. Ce ne sono alcuni anche gratuiti, come ad esempio TV Hub, questo è tv-hub.org, eccolo. Col logo che richiama un altro hub molto conosciuto, diciamo, e qua puoi automatizzare gli alert di TradingView sostanzialmente. Per adesso è gratuito, diventerà sicuramente a pagamento perché è un buon servizio, però per adesso è carino, insomma, tu automatizzi gli alert, un po' devi smanettare un po' con PineScript, però poi fa quello che deve fare, quindi è bello. Ci avevo fatto un video, tra l'altro, se lo vai a cercare lo trovi. Ciao, un saluto dalla Francia, ma ciao, bonsoir, volevo chiederti cosa pensi di Ripple. Ripple, guarda, non sono un gran fan di Ripple, però adesso sta pompando e quindi vi ho fatto vedere qualche possibile setup speculativo. Ciao Luca, quali progetti interessanti conosci che stanno sviluppando su Polkadot? Grazie mille, to the moon. Guarda, purtroppo non ho ancora approfondito abbastanza l'ecosistema Polkadot, mea culpa. Ciao Luca, ci dici che tracce suoni da DJ? Io prima del lockdown organizzavo serate tech house, ora mi sono reinventato BTC holder, faccio un DJ set su Twitch quando sfondiamo l'all time high. Ma tra l'altro adesso la mia console l'ho lasciata a mio fratello, che praticamente ha preso il mio testimone, e suonavo principalmente EDM, un po' di house progressive, elettronica. Mi piaceva molto la bounce, si chiama la Melbourne bounce, che era quello un po' più ritmato, un po' più casse basso, che mi ricorda un po' la dance di un tempo. E poi avevo iniziato un po' anche a convertirmi alla trap, ma non la trap quella commerciale di adesso, quella un po' più carina, insomma, più underground. Però poi, che dire, non avevo più l'età, ho smesso un po' di essere dentro a questo mondo e mi sono dedicato all'inizio a studiare e a lavorare, poi ho scoperto il mondo delle cripto ed è stato un'evoluzione, insomma. Allora, dove siamo finiti? Mamma mia. Ciao Luke, non potresti fare la live a 720 e magari registrare anche a 1080 per il tubo? Lagga di brutto. Guarda, questo mi sa che lo dovrò fare. Temo. Ciao Luca, la swipe card, esatto, di nuovo, assolutamente sì, la farò. Come mai ti piace così poco Ripple? Ma guarda, Ripple è centralizzata, è molto manipolata, che ci sono, cioè le persone che ci sono dietro continuano a dampare sulla gente, non ha una ragione di essere, cioè non lo so, non è una cripto, non mi dice niente se non FOMO. Chi vuole mettere in stake Ether lo farà all'ultimo per sfruttare fino all'ultimo la DeFi e le opportunità che offre. Ma chi mette in stake così tanti Ether, secondo me, o ne ha veramente tanti e dice vabbè, qualcuno buttiamolo in stake, altrimenti in effetti vincolarli così senza sapere per quanto tempo e le opportunità che magari la DeFi ti può dare nel frattempo, effettivamente è un rischio notevole. Io infatti non lo volevo, non ho intenzione di farlo, ecco. Mi spiace per il supporto della rete, che dovrei farlo solo per supportare Ethereum, ma dal punto di vista del rischio e del rendimento penso che ci sia di meglio. Di questo passo Ether arriverà ai 20k to the moon prima di BTC e Ripple ancora prima di Ether. Ciao Luca, secondo te è sbagliato avere solo BTC nel portafoglio crypto? È troppo rischioso? Vorrei tanto studiare altri progetti di altcoin, ma faccio fatica a trovare fonti attendibili e credibili. Tu dove studi? Come ti formi? Guarda,
Lascia che ti dica una cosa, fai solo bene ad avere solo Bitcoin, soprattutto se non sei stato lì a impazzire dietro le altcoin. Io personalmente, oggi sono totalmente dislessico, personalmente ho solo Bitcoin ed Ethereum e qualche piccola scommessa, diciamo così, ma poche, eh. Sto parlando di BNB e di FTT, in sostanza, che per qualcuno le scommesse sono praticamente tra le maggiori altcoin più capitalizzate, però ti dico la verità, non è troppo rischioso, è troppo rischioso andare a spalmarsi su 1000 altcoin, perché il mito della diversificazione nelle cripto non ha ragione di esistere, perché dire compro Bitcoin, ho anche un po' di, che ne so, un po' di Polkadot, un po' di Ether, un po' di Ripple, perché diversifico? Non diversifichi una mazza, perché se Bitcoin crolla ti crolla su tutto e Ripple e Polkadot ti crollano ancora di più, quindi in sostanza non esiste la diversificazione ancora sulle cripto, e quindi è una buona cosa. Poi se tu studiando ti appassioni dal punto di vista concreto, da investitore parlo, non solo dell'ideologia del progetto, proprio da investitore, tu vedi un modello di business che funziona e che può dare valore ai token holder in un progetto, allora magari valuta se investirci o no. Però il mio consiglio è sempre sulle altcoin di esporsi poco, perché sono veramente un casino le altcoin, questa è la mia visione, sono scommesse, insomma, può andare bene, può andare male, il più delle volte va male, se va bene va molto bene, però è veramente vicino a un casino, e quindi questa è un po' la mia idea. Per il come formarsi bisogna studicchiare un po' i vari progetti, rimanendo nelle community, nelle fonti ufficiali, su Twitter, sui subreddit, nei loro canali Discord, e appassionarsi un po' agli sviluppi, non solo leggere la pagina di Wikipedia che descrive cosa sono, perché altrimenti ti sembra tutto una figata, però poi scopri quello che c'è dietro per davvero. Dove siamo? Voi vogliamo parlare del rialzo di Sand? Sì, anche Sand ha pompato alla grande. Li avevo presi per comprare le land, bene che non ci sia riuscito a questo punto. Anch'io forse ne avevo ancora qualcuno lì, proprio per quello. Keeper ha fatto un bel volo in questi giorni, è anche interessante anche quello. Caspita, sì. Ciao Luke, ti sto seguendo sempre. Ho preso il Ledger oggi su tuo suggerimento, ottima scelta, perché un prezzo così basso non c'è mai stato, tranne negli altri Black Friday forse. E domanda, quante altre, no, dov'è, ho fatto un salto, metà di un messaggio e metà di un altro, ma si può fare earn di BTC e o Ether nel Ledger? Se sì, su quali piattaforme? Grazie. Allora, si può integrarsi con le piattaforme di DeFi attraverso il Ledger, quindi magari con MetaMask che usa il Ledger ti collega, che ne so, con Uniswap, con Compound, con Aave. E a proposito di Compound, direttamente dal Ledger Live puoi mettere in lending su Compound. Il rendimento tutto sommato è basso, però ti esponi ai rischi della DeFi, ovviamente vanno conosciuti i rischi della DeFi e basta, e quindi bisogna capire quali sono i rischi, quali sono i benefici e valutare se ne può valer la pena oppure no. La possibilità comunque c'è. Ciao Luke, ho visto il video spettacolo sullo short del future, sullo staking. Domanda, quante altre strategie del genere hai nella manica? Complimenti davvero. Un'altra ce l'ho e quasi quasi ve la butto fuori nei prossimi giorni, perché sono interessanti. In sostanza significa, cioè il motivo è di comprare una coin che ha staking, che puoi stakeare e shortare il suo future. Quindi tu in sostanza guadagni dallo staking senza esporti ai movimenti di prezzo. È una delle tante possibilità. Allora, prendo l'ultimissima domanda. Vediamo. Siamo al timestamp di un'ora. Dov'è? Vediamo, sto andando a prenderla. Dunque, ce n'è veramente un sacco di domande, non so quali, ne scelgo una di quelle evidenziate, vediamo. Luca, mi ricordi il nome dell'indicatore di volumi giallo e blu, il volume profile, però vabbè, questo ovviamente non conta come domanda. Segnatevi la mia profezia, 2012 arriveremo a 27-30k e damponi a seguire per planare verso i 13k a marzo e aprile, la profezia è stata scritta, vediamo, me la son segnata. Il Times parla di Bitcoin, ho visto, era in primissima pagina, Yearn Finance Bitcoin, ok.
È incredibile come Coinbase Earn, tutti quei siti che insegnano, creano una quantità spropositata di hype e di FOMO, quando magari raccontano progetti inutili come BAT o Stellar, sì, è vero. Andiamo a vedere Yearn Finance. Omettere Chainlink da un portafoglio crypto è un peccato. Sono d'accordo che la diversificazione sulle varie altcoin in caso di dump non protegge dalle perdite, ma omettere Chainlink è un peccato. Guarda, posso essere assolutamente d'accordo. Io non l'ho, avevo deciso di non allocare capitale su Chainlink, me ne sono pentito per ora, però posso essere d'accordo, è un progetto ottimo e bisogna studiarlo, capire se ci si vuole investire oppure no. Io l'ho messo, qualcun altro magari no, e ognuno si fa le sue valutazioni e poi avrà i risultati che si merita. Yearn Finance Bitcoin, andiamolo a vedere. Andiamolo a vedere che oggi ha flesso un po'. E si riapre, attenzione, la possibilità di long. Ho spostato, no, non ho spostato supporti. Si riapre la possibilità di long su questo pool di domanda. Quindi attenzione, per chi volesse approfittarne, c'è la possibilità appunto di longare, c'è il setup long con stop loss, era previsto qua sotto, e take profit 1,80. Questo era in sostanza il setup long che avevo previsto inizialmente e poi non avevo seguito a causa del fatto che ero già esposto in Ether. Però quasi quasi, ora lo valuto, potrebbe essere una buona idea. Amici, anche oggi niente all time high in diretta. E vabbè, niente, ci abbiamo provato, noi ci proviamo sempre, prima o poi ci riusciremo, ne azzeccheremo una. In ogni caso io vi ringrazio di avermi seguito, vi saluto e vi ricordo che ci vediamo mercoledì, questo mercoledì, devo ancora decidere se alle 18 o alle 21, seguitemi su Telegram che così lo decidiamo insieme magari e facciamo anche un sondaggino. E poi vi invito tutti quanti sul canale Discord che trovate qua sotto il link. Ringrazio come sempre chi si è abbonato al canale, ha fatto apparire il mitico Carlos Matos che con Amazon Prime e Twitch Prime potete abbonarvi gratuitamente e fare una donazione. È un sostegno per il mio lavoro, per voi a costo zero, però va fatto ogni mese. Grazie di nuovo per avermi seguito, grazie a tutti, ci vediamo mercoledì. Alla prossima. E sempre sul pezzo e tutti a farmare shitcoin nel frattempo su Discord, perché ora si farmano anche lì, 24 ore al giorno si farmano shitcoin. Buona serata a tutti.